Ciao a tutti, io sono il d Goffilo. Oggi recensione dell'album in numero 135, scanner che possiamo trovare anche all'interno della grande ristampa numero 45. La copertina originale di Angelo Stanno è presentata qui sulla sinistra e devo dire che non offre un buon tributo, eh, non rende giustizia alla storia che è davvero bellissima. Voto finale, lo anticipo subito, un nove bello denso, bello corposo, molto completo. Abbiamo un elicottero che però è stato disegnato molto bene. Il disegno in è davvero molto dettagliato, ma la bambina qui non è bionda, eh, non rispecchia per nulla la, eh, le sembianze della bambina eh, che troveremo come protagonista in questa avventura, insomma, e Dylan in questa situazione non c'entra assolutamente niente. Un disegno bello ma poco inerente, non, non va a spiegare molto bene l'atmosfera atmos di quest'album. Contesta e sceneggiatura di Pasquale Ruglio e disegni di Corrado Roy. Forse questa qui è la migliore storia di Pasquale Ruglio finora. Poi va sempre in base ai gusti personali. Cosa succede? C'è una mamma che si reca da Dylan Dog perché dice ehm, di... Aver ricevuto una telefonata dalla figlia. Una figlia eh, tutti pensavano fosse morta eh, tanti tanti anni fa, invece, è viva ed è stata utilizzata come cavia per dei test in laboratorio. Eh, un test denominato eh, progetto Little Death, dove ci sono delle bambine dotate di forti poteri paranormali eh, che potranno essere utilizzate dopo un lungo addestramento come armi, eh, come armi eh, da parte dell'esercito. Quindi questa mamma, eh, siccome mh, scopre che sua figlia è ancora viva, la vuole indietro. E tutto ciò eh, porterà eh, Dylan in un panorama veramente agghiacciante: quello del, della sperimentazione, delle ricerche. Una storia che non eh, presenta alcun interallazzo, ci sono davvero. Tantissimi personaggi, tutti interessantissimi presentati in questa avventura. È un albo che riesce a far emozionare il lettore. Io non piango mai, ma in questa storia. Qua, stavo quasi per piangere in determinati punti che non vi svelo. Ci sono dei punti chiave, veramente eh, tristissimi, un qualcosa di, eh, di allucinante, talmente sono stati eh, fatti bene che fanno piangere, però appunto fanno piangere perché sono tristi. Eh, però le emozioni giocano un ruolo. Eh, di fondamentale importanza in questa avventura, e poi abbiamo un finale davvero scioccante. Avevo le mani che tremavano quando ho letto il finale. Non vi svelerò eh, nulla di importante, se no perdete il gusto della lettura. Questa storia bisogna leggerla molto lentamente, bisogna gustarsi. Ogni singola eh, vignetta ci sarà eh, tra tutti: Byron, un eh, personaggio veramente molto particolare che centrerà qualcosa con il finale, eh, che vi dicevo prima, che mi ha fatto tremare abbastanza. Eh, quindi una storia votata al paranormale presenta anche eh, in chiave... Diciamo mh, scientifica, eh, tanti, mh, tanti elementi che eh, sono stati eh, presentati. Una storia, secondo me, dal mio punto di vista molto, molto completa. Poi Dylan sarà eh, braccato anche da un pericoloso serial killer. Insomma, ci sarà di tutto e di più in questa avventura. Anche Block si comporta molto bene. I disegni di Corrado Roy, poi sono forse eh, i più belli di, di, di sempre. Ma guardate qua. Qui c'è Rupert Everett, ma, ma vi immaginate una cosa. Io sono senza parole, cioè, Corrado Roy è l'unico in Bonelli che riesce a disegnare perfettamente Rupert Everett. Quindi, Dylan Dog qui non ha proprio. Non, ha, no, non subisce critiche di alcun tipo. C'è Rupert Everett sulle pagine, quindi. Eh, io andrei direttamente a inginocchiarmi a baciare i piedi a Corrado Roy per il resto della mia vita ma, ma si può disegnare così bene e poi anche le femmine che compariranno in questa avventura avranno eh, dei sottili eh, giochi di smorfie che eh, andranno a delineare proprio una struttura femminile eh, vera e propria insomma le femmine che eh, si contraddistinguono eh, veramente molto bene hanno dei tratti molto marcati eh, generalmente poi eh, I disegni forse eh, nella rappresentazione degli ambienti interni non sono i migliori di sempre, hanno qualche imperfezione, pochi dettagli, però eh, le facce, i volti delle persone sono un qualcosa di strabiliante e lo ripeto ancora una volta, Dylan Dog ha la faccia di Rupert Everett, punto e basta, proprio. Guardate, se voi andate su Wikipedia o da qualche altra parte a vedere Rupert Everett e li confrontate con questi disegni, sembra davvero un copia in incolla. È un qualcosa di, di straordinario. Quindi i test e la sceneggiatura convincono davvero tantissimo. Eh, le emozioni sono forti, quelle sprigionate da eh, quest'alba. I disegni vanno a completare il tutto in maniera eccezionale. Una delle migliori storie di Ruglio, ripeto, dal mio punto di vista, anche Corrado Roy Insomma, eh, ci offre uno spettacolo per gli occhi davvero invidiabile. Per il momento è tutto. Se questa recensione in qualche modo ti è stata utile, o se ti è piaciuta, condividila dove vuoi. Iscriviti al canale YouTube del Dylan Dogofila per rimanere sempre aggiornato sul personaggio di Dylan Dog. E noi ci vediamo in un prossimo video dedicato al mondo dell'Indagatore dell'Incubo. Come avrete potuto notare, in alcuni punti di questa recensione mi mancavano proprio le parole perché è talmente tanta l'emozione nel, nel presentarvi un albo del genere che insomma.